se a questo punto facciamo, si va al mister premiato dalle società, sottolineiamo, dalle società, quindi dagli addetti ai lavori. A vincere è Milena Bertolini, tecnico della Reggiana, nonché panchina d'oro dell'ultima stagione, dunque è un altro premio importante. Adesso gli chiederemo veramente tanto, io sì, la facciamo ricevere il premio. Fa piacere, no, ricevere soprattutto dagli addetti ai lavori, mister, ci si monta la testa, no? No, beh, fa veramente piacere, perché insomma essere arrivato da tutte le società è un premio che ha un grande valore almeno per me, insomma, non montarsi la testa mai, perché quando monti la testa poi sparisci tutto per terra. Senti, ma qualcuno si chiede quando allenerai una squadra, con tutto rispetto naturalmente per la Reggiana, una squadra che è pronta a competere per il titolo? Ma devo dire che insomma, come allenatore per me è importante allenare una società con cui ho l'opportunità di lavorare bene e allenare delle ragazze che siano motivate. Poi non è importante, cioè è chiaro che per allenare una squadra importante dà soddisfazione. Io tra l'altro l'ho già allenata, il paradosso che ho iniziato allenando allenando una squadra che in questi due anni ha vinto tutto ed è stata veramente un'esperienza importante. Però l'esperienza che sto facendo a Reggio Emilia, ormai sono 6 anni che arrivo lì, è un'esperienza che mi ha fatto crescere molto e mi ha fatto crescere come allenatore, perché vedo degli aspetti diversi nella squadra che è partita per salvarsi, cresce delle ragazze giovani col tempo e rifare questa mentalità. Poi insomma, l'importante è allenare e metterci pressione, poi il livello può essere. Bene, grazie. Grazie. Va bene, a questo punto sì, direi che siamo arrivati al momento della premiazione per legata agli addetti stampa, perché c'è anche un premio per l'addetto stampa più disponibile, più solerte, più insomma quello più amato, definiamolo così, visto che è stato votato come tale. E allora, a vincere questo premio è Daniele Perina, ufficio stampa del Bartolino Calcio. Allora Daniele, per vincere questo premio bisogna rispondere sempre al telefono, non negarsi mai, eh? A bisnica sempre, che inizia a chiamarti 15 giorni prima le dirette è un incubo. E, a parte questo, è un premio che in realtà non va alla persona, ma va a un ufficio stampa, perché è un collettivo il nostro, che, lo dico alle altre società, non ha risorse superiori a quelle degli uffici stampa delle altre società, però si è creato un collettivo che va dal cameraman all'addetto al sito web, alla web tv, un po' a tutto quanto, che da alcuni anni ormai è rodato e che quindi sta dando anche alla stampa locale e regionale un punto di riferimento nel tempo, per cui acquisti credibilità e dunque riesci pian pianino ad avere maggiore visibilità. Presidente, ma io chiediamo a Perina come hanno digerito a Bartolino questa sconfitta, forse in attesa sul piano numerico se non altro, no? Con il big match che ormai da anni infiamma il calcio femminile, no? Ah sì, sono partite particolari, sono partite che prendono una determinata piega. Due o tre anni fa è successo l'opposto, diciamo, quando vincemmo 6-1 a Sassari, e anche lì non c'era quella differenza lì tra le due squadre. Ma va bene così, cioè vuol dire che è un calcio femminile che non è scontato. 3 settimane prima la Torres ha impattato 0-0 con i Chiesielis,
Cioè, va bene che sia così, va bene che ci sia anche un po' di alternanza, magari non troppa, ma noi ci riproponiamo comunque con l'anno nuovo di ripresentarci più forti di prima. Anno nuovo, società nuova? Sì, in parte sì, è una società che si amplia, diventa più grande ed è un po', deve andare pari passo con la crescita di tutto il movimento. Ok, grazie, grazie anche alle mie esperienze. Foto abbracciato a Valida. E se sono rose fioriranno.